Buongiorno, siamo qui con Alessandro Belotti per un commento su questa giornata, direi unica. Unica perché più che altro è la prima volta che proviamo, facciamo questa unione tra Yamaha Audio e Yamaha Motor. Insomma, l'esperimento è piaciuto tanto. Cosa avete proposto da questa mattina? Cioè, com'è stata l'agenda della mattina? Come l'avete impostata? No, abbiamo presentato allora tutto quello che era la parte Yamaha professionale dedicata all'installazione, quindi abbiamo cominciato parlando dei processori, parlando di DSP, amplificatori e dopo tutta la line-up di speaker abbiamo presentato, penso per la prima volta qui in Piemonte perlomeno, le nuove colonne. Le nuove colonne, c'è stata anche una parte legata alle elettroniche? Sì, allora era una, più che altro questa era una presentazione di quella che era la line-up, non siamo entrati nel dettaglio. Quello poi ci auspichiamo di farlo one to one con le persone interessate. Ecco, come Yamaha, diciamo, se abbiamo ben interpretato, c'era questa volontà di offrire anche una giornata un po' speciale, quindi certamente un approfondimento sull'audio, ma anche un momento di convivialità e di approfondimento di tutti un po' gli aspetti, no, legati a questo marchio. Da qui l'idea, ecco, di legare la giornata dell'audio all'aspetto motoristico. Come Yamaha, com'è andata secondo te? No, appunto. Abbiamo ripreso quello che è il nuovo slogan aziendale, Yamaha Sharing Passion, quindi abbiamo voluto condividere appunto le passioni dei motori e dell'audio. Sembra che stia piacendo parecchio questa cosa, è una cosa un po' particolare. Non è stata la solita giornata che uno si aspetta, la giornata noiosa che arrivo, mi fanno la descrizione solo ed esclusivamente tecnica, ma abbiamo unito la parte un po' più istituzionale del mattino con quella, insomma, sia del pranzo che quella divertente e ludica della prova delle moto, che diciamo che a noi maschietti piace sempre, quando c'è di mezzo una moto, dei motori, ci piace sempre. Stai andando a fare il test ride? Assolutamente no, io mi vesto sempre così la mattina.